Benvenuti a tutti, sono Roberta dal mio canale Vaticano, la visione di una donna. Andremo a vedere in due video, ora e il video successivo, la scomparsa di Mirella Gregori e andremo a vedere se è collegata anch'essa al Vaticano e se è collegata alla sparizione di Emanuela Orlandi, che avverrà un mese e mezzo dopo circa dalla sparizione del 7 maggio del 1983 di Mirella Gregori. Quindi oggi vi esporrò i fatti, la prossima settimana andremo a vedere questi collegamenti. Vi avevo promesso il video su Padre Pio e su Madre Teresa di Calcutta, ma soprattutto su Padre Pio devo veramente lavorarci almeno un mese e mezzo, perché non voglio dirvi delle cose banali. Ho cercato dei libri che non sono più adesso nelle librerie, non riesco a trovarli, li ho dovuti ordinare usati, quindi mi ci vuole un po' di tempo, ma ve l'ho promesso e vi farò sia i video su Padre Pio che su Madre Teresa di Calcutta. Ma ritorniamo all'argomento di oggi, che era Mirella Gregori. Mirella Gregori è una ragazza che è nata il 7 di ottobre del 1967. Viveva con il padre, la madre e una sorella più grande di lei di 2 anni, Maria Antonietta. Avevano un bar che si chiamava la Conca d'Oro ed era tra via Volturno e via Montebello. E questo bar era gestione familiare, ci lavorava il padre, la madre, la sorella e il fidanzato della sorella, che oggi è il marito poi di Maria Antonietta. Era una ragazza molto semplice, una ragazza normale, che si truccava poco, molto molto semplice, anche molto molto giovane, e frequentava l'Istituto Femminile per il Commercio e il Turismo Padre Reginaldo Giuliani, che all'epoca era in via dell'Olmata 4 a Roma, con davanti la chiesa di Santa Maria Maggiore. Alle 13:20 esce da scuola quel giorno, il 7 maggio del 1983, e saluta le amiche e si incammina verso il bar di famiglia. Arriva al bar di famiglia che sono circa le 13:30-13:35. Il padre cambia il turno e arriverà la sorella Maria Antonietta a dargli il cambio. Chiede alla figlia se vuole essere accompagnata a casa. All'inizio dice di sì. Qualcuno ha trovato in qualche fonte che c'è stata anche una telefonata alla madre dicendogli che stava per tornare a casa con il papà, però poi ci ripensa e decide di fare il tratto a piedi, e sotto casa c'era il bar della sua migliore amica, che è Sonia De Vito. Si ferma dall'amica, la saluta in questo bar Italia, che era in via Nomentana, dove abitava appunto Mirella Gregori. Sale su in casa dalla madre e inizia a preparare il pranzo con lei. A un certo punto, intorno alle 14:45 circa, suonano al citofono dell'abitazione. Suonano al citofono dove c'era la scritta Gregori, mi sono informata, quindi non c'era il numero come a volte di interno come si trova a Roma, ma c'era proprio il cognome della famiglia Gregori. E le parla, lei inizia a dire: ma chi sei? Guarda, dimmelo perché riattacco. Ah, Alessandro della terza media? No, ma che sei matto? Ora devo mangiare, non posso scendere. Vediamoci più tardi, va bene? Vediamoci al monumento in piazza di Porta Pia alle 15:30. E ritorna a casa e dice alla mamma: guarda, era Alessandro De Luca, quel ragazzo che ha fatto la terza media con me e che mi piaceva un po' all'epoca. La madre è un po' stupita, dice: ma se l'hai visto praticamente mai, perché si erano visti, anche se il ragazzo di Iraq era 2 anni e non la vedeva, però in realtà si erano visti a una cena di classe, poi 5-6 mesi prima in Corso Sempione, lui stava in una traversa, l'aveva incontrato mentre attendeva il fidanzatino di allora, che era Massimo Forte, se non mi sbaglio, no, Massimo Forti si chiamava. E quindi è un po' stupita. E niente, all'inizio la persona che parla al citofono, e che è chiaro che non era Alessandro assolutamente, gli dirà di incontrarsi nel piazzale della Croce Rossa, che era un po' più avanti rispetto alla casa di Mirella Gregori. Lei però le propone invece il monumento ai caduti nella piazza di Porta Pia, e quindi la persona o aveva un motorino o aveva comunque un mezzo per spostarsi, ok?
scende di casa e fa tardi, cioè esce dal bar dell'amica alle 15:45 perché si ferma da Sonia. Si chiudono in bagno, Sonia dirà che parlano di argomenti di donne, le dice ma ti sei truccata male, ma come Alessandro dopo tutto questo tempo, anche l'amica è sconcertata. E poi lei riparte a quel punto e va a questo appuntamento e nessuno la vedrà più. Si esclude che ci possa essere stato un rapimento perché all'epoca in questa piazza vi erano anche dei parcheggiatori. Se la ragazza, ed è una via frequentatissima giorno e notte, una via importante di Roma, se la ragazza avesse urlato, se fosse stata portata via a forza, qualcuno se ne sarebbe accorto. Quindi si presume che abbia seguito una persona che sicuramente conosceva. Comunque la ragazza non farà più ritorno a casa, mentre era uscita anche senza borsa, senza documenti, perché aveva detto alla mamma vado 10 minuti e torno, perché la ragazza aveva delle amiche a Centocelle, amiche di scuola, ed era vicino alla festa della mamma, quindi voleva andare a comprare un regalo e poi tornare a casa appunto dalla sua mamma, mentre la prima che viene consultata dalla sorella, da Maria Antonietta, sarà proprio Sonia De Viso, che dirà che la ragazza sarebbe andata a Villa Torlania, che era una villa, a suonare la chitarra con degli amici. Peccato che la ragazza non sapeva suonare la chitarra e non aveva amici che suonavano la chitarra. Già questo sembra molto strano. Attenzione, perché la figura dell'amica, che verrà anche poi veramente perseguita per reticenza e poi verrà assolta al momento della prima archiviazione il 29 di dicembre del 97, sembra sapere di più di quanto in realtà poi dice, per tanti motivi, perché a un certo punto un addetto ai servizi segreti si troverà nel bar e riuscirà a registrare, farà un'intercettazione di un colloquio fra Sonia De Viso e un'altra commessa di un negozio vicino, e gli dirà noi non lo conoscevamo ma lui ci conosceva e quindi poteva prendere me invece che Mirella, cioè come se sapesse chi era. Ma gli inquirenti non indagano, non viene sentita neppure l'altra ragazza a cui veniva fatta questa confidenza. Quindi leggendo tanti libri, leggendo anche il libro di Tommaso Nelli, diversi libri proprio su Mirella Gregori, il libro di Rossi, mi sono resa conto che secondo me Sonia De Viso non ha mai voluto dire quello che sapeva, tanto che la famiglia, soprattutto chiaramente la sorella, ha fatto tanti appelli dicendo non, chissà, non si porti con sé questo peso, ci aiuti, perché è tremendo, cioè non avere neppure un corpo da poter piangere in qualche modo. Comunque alle 10 la sera dai carabinieri proprio di Porta Pia, in via della Crocetta, viene fatta la denuncia di scomparsa della ragazza, come sempre minimizzata. Io mi domando chi è oggi un carabiniere che continua a dire ma forse è andata via e poi torna, perché si è capito che non è mai così. Quindi insomma, voglio dire, ecco, la sorella nel frattempo la cerca con il fidanzato a tutti i pronto soccorsi, pensa che le sia successo un incidente, che si sia sentita male, ma non c'è. Poi si fa aprire anche Villa Torlania e lì c'erano dei lavori in corso, anche lì poteva essere indagato di più, poteva essere cercato subito il corpo, invece c'è una, viene perlustrata per un attimo e poi finisce. Veramente le indagini su Mirella Gregori sono state troppe poche testimonianze, pochi amici sono stati chiamati a testimoniare, un fascicolo di affatica, mi sembra 312 pagine esiguo, e ha avuto forse un po' di rilievo perché poi è stata associata ad Emanuele Orlandi, perché altrimenti veramente è una cosa di una tristezza incredibile, veramente non è stata per niente presa in esame. Osservando i suoi diari, i suoi scritti, aveva 56 contatti, di cui 44 di ragazze e il resto di ragazzi. Frequentava principalmente tre gruppi: il gruppo delle amiche di Centocelle con i loro fidanzatini, il gruppo degli amici di Sonia, di questi non aveva nessun contatto, e fra questi c'erano anche gli amici della parrocchia e poi gli amici della parrocchia di San Giuseppe alla Nomentana, che è la parrocchia dove ha fatto la comunione, dove ha fatto la cresima Mirella Gregori. Ok, quindi questi gruppi è stata
chiesta la testimonianza di 3 amiche e basta, e non è stata indagata per niente la parrocchia. Lo vedremo, anche se Raul Bovarelli dirà delle cose inquietanti alla moglie quando viene chiamato a testimoniare, cioè insomma viene chiesto delle cose, insomma dirà delle cose al giudice Adele Rando abbastanza inquietanti. Al giudice no, alla moglie, appena esce, perché viene chiamata da questa giudice e lui pensa di essere stato chiamato per il caso di Emanuela Orlandi. Alle 22 c'è la denuncia, la cercano, ma non verrà mai più riservata. Nel 1983 scompaiono 321 minori a Roma. Di questi 144 sono maschi, 177 ragazze. 20 non verranno mai più riservati, e fra questi 20 c'è la presenza di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, purtroppo. L'avvocato Biscotto e con la partecipazione di una sua assistente, di Jessica Leone, fanno delle inchieste e vedono che nel raggio di 2,5 km da Città del Vaticano, fra maggio e giugno dell'83 scompaiono 6 ragazze. Se si allarga il raggio a 5 km, non è poco, perché va a comprendere una fetta enorme della città di Roma densamente popolata, ne sono scomparse, mi sembra, circa 15, e sono tutte ragazze fra i 15 e i 18 anni. E questo fa temere, lo vedremo, è una delle piste riporta al Vaticano, perché c'è chi dice che il gruppo della Magliana fornisse ragazze a qualche cardinale o monsignore pedofilo all'interno del Vaticano. Vi ricordate che alla scomparsa di Emanuela Orlandi ci fu qualcuno della sorveglianza che disse a Pietro: ma chiederò a quei cardinali che si sa che hanno il vizietto, vero? Sono cose di una gravità inaudita, l'abuso dei minori, cioè, vabbè, all'epoca il vizietto. Quindi non ci sono prove, ma potrebbe essere anche questo. La ragazza era felice, viveva anche in una famiglia permissiva, era stata al concerto di Claudio Baglioni, era stata in discoteca, era stata per esempio alla discoteca nel quartiere africano, e qui mi ha fatto venire in mente che aveva lo studio fotografico Marco Accetti, per esempio, a me, però magari non ci aveva nessun tipo di contatto. Sonia viene sentita il 4 novembre dell'83, dice quello che sa, ma sembra mai dire tutto quello che sa. È andata anche al mare con gli amici, a Borgo Sabotino, a Borgo Grappa, e ha anche dormito fuori casa. Quindi diciamo che si fidavano davvero di lei. Ricorre in questa vicenda sempre un biondino, può essere più di uno o la stessa persona. C'è un uomo biondo che quando esce da scuola la segue e gli chiede di montare in macchina, ma Mirella dirà di no e racconterà l'episodio a Sonia. A scuola entreranno due persone che si dicono due fratelli, e fratelli di una ragazza della classe di Mirella, che chiedono informazioni proprio di una alunna della classe di Mirella. Quando gli viene detto di tornare il giorno dopo, quando la segreteria è aperta, non si presenteranno più. C'è un'inquilina del palazzo che un po' di tempo dopo racconterà alla mamma, a Vittoria, che aveva visto Mirella passeggiare vicino a casa in via del Macao con un ragazzo biondo. C'è chi dice di averla vista discutere in modo animato con un ragazzo biondo. Ma non è finito qui. Il giorno prima della scomparsa, il 6 maggio dell'83, il bar gli avevano fatto un restyling, diciamo, no? E fanno una piccola festicciola per pochi intimi, per l'inaugurazione dell'abbellimento di questo bar. Non era stata una vera ristrutturazione della Coppa d'Oro. E a un certo punto entrano all'interno del locale due persone, una persona con un ciuffo e un biondo, con la macchina fotografica, e volevano fare delle fotografie a Mirella, ma la madre interviene dicendo che se ne dovevano andare, era una festa privata e non avevano bisogno del fotografo. Mirella, quando vede questi individui, esce fuori. Tra le altre cose, in quell'occasione lei discute anche con Massimo, con il fidanzatino dell'epoca, che le dice che non le ha dato abbastanza,
non le ha dato abbastanza attenzione. La villa forse si chiama Villa Torlonia, non con la Torlonia. Mi è venuto in mente ora perché i nomi sono veramente tanti, ho letto un quantitativo di libri di questa vicenda incredibile, è un mese che ci sto studiando. Allora, ma a parte questo non ha grossa importanza. All'inizio le indagini vengono condotte dalla dottoressa Gerunda e lei pensa che i media abbiano un'influenza negativa e vengano dette delle grandi stupidaggini sul caso di Mirella Gregori e vorrebbe frenare e viene poi invece subito sostituita. All'inizio non viene associato il caso di Mirella con il caso di Emanuela, però il 1 agosto dell'83 Panorama fa un articolo sulla tratta delle bianche. Ora io ho sentito un'intervista di un docente universitario che mi è sembrato molto informato e lui dice che dagli anni 20-30 di questo 1920-1930 la tratta delle bianche in realtà è finita. Secondo lui nell'83 era inesistente. E ho sentito anche altre testimonianze di persone che dicono che non ci sono donne bianche trattenute involontariamente nei paesi africani. Quindi però quello è stato l'input dell'Unione poi, no? In qualche modo. Perché? Perché arrivano delle telefonate al bar di Mirella. Il padre risponde, ma le trema la voce, è emozionato e passa la telefonata al futuro genero, al fidanzato di Maria Antonietta. E una persona, un accento straniero, sembra lo stesso americano che appunto poi ha fatto anche le telefonate a casa Orlandi, dice che a lui, Mirella, e dà dei dettagli. Dice gli abiti indossati quel giorno, che non era stato riferito neppure ai carabinieri della famiglia, e addirittura la marca dei cartellini della biancheria intima della ragazza. Aveva una magliettina cotone lana, non mi ricordo, tipo cotone dentro e lana fuori, e dice proprio la marca del cartellino. Quindi gli era stato detto, comunque davvero avevano preso contatto con gli abiti, e chiedono di far fare un annuncio a Pertini, che era allora Sandro Pertini, presidente della Repubblica, e chiedono di nuovo la liberazione dell'attentatore del Papa Ali Agca, che si trovava nel carcere di Rebibbia. Pertini farà davvero un appello per la liberazione della ragazza e poi anche Papa Giovanni Paolo II all'Angelus da Castel Gandolfo chiederà la liberazione sia di Emanuela Orlandi che di Mirella Gregori. All'inizio si crede che un gruppo terroristico molto importante, che sono il gruppo dei Turkesh, abbia preso questo gruppo terroristico tutte e due le ragazze per avere la liberazione di questo attentatore. Ma secondo me veramente eravamo completamente fuori strada. Qualcosa porta però al Vaticano. Siamo a dicembre dell'83 e il Papa fa visita alla chiesa di San Giuseppe, alla chiesa dove andavano i genitori e Mirella Gregori. E viene concessa un'udienza privata ai genitori di Mirella da parte del Papa. Mentre vanno a questa udienza, la mamma vede una persona nella sicurezza del Papa che riconosce, perché c'è un ulteriore biondino che andava a fare gli aperitivi al bar e che aveva fatto molta conoscenza con Mirella e con Sonia. Dice la madre che quando lui la vede gira la testa e quando uscirà dall'udienza non ci sarà. Questa donna fa anche una descrizione di quest'uomo, però nessuno la conosce, io non lo so, cioè non mi rendo nemmeno conto di come vengano fatte le indagini, perché, non lo so, forse da dentro è tutto più complicato, però veramente dall'esterno mi viene da pensare, cioè, io non lo so, mi sembra impossibile, incredibile. Gli vorrai far fare un faccia a faccia? Gli vorrai far fare un faccia a faccia anche con Sonia o no, con la De Vito? No, si scherza? Come si possono risolvere casi in Italia, mi dico io, in questa maniera? No, ditemelo voi, io se fra voi c'è qualche giudice, PM, anch'io sono stata un po' in tribunale a fare praticantato, una laurea in giurisprudenza, ho fatto la scuola da giudice, però dico, cioè,
non so, comunque questa povera donna verrà messa a confronto con Raul Bonarelli, scusate, forse prima non ho detto il nome esatto, è Raul Bonarelli, che faceva parte proprio delle guardie del corpo del pontefice, nel 93, quando era molto malata, e dopo pochi mesi infatti questa donna morirà. Arriva lì e non è più sicura, dirà forse non è lui, non è più sicura e non lo riconosce. Prima di poter andare lui fa una telefonata e viene intercettato con un superiore che gli dice: non dire che c'è un'inchiesta aperta su Emanuele Orlandi in Vaticano. E questa è una cosa brutta, perché verrà negata la presenza di un fascicolo in Vaticano innumerevoli volte a Pietro Orlandi. E di questo mi dispiace, non capisco perché non c'è stata mai questa collaborazione. Da lì poi verrà scagionato totalmente nel 97 e la madre non lo riconosce. Quando esce però fa una telefonata con la moglie dove dirà: ma guarda, probabilmente sono quei due o tre praticoni intorno ai prete che veramente sono i colpevoli della sparizione della ragazza. Dico, non lo vuoi di nuovo interrogare? Non vuoi parla del prete della parrocchia di San Giuseppe? Di quale sacerdote sta parlando? Di quali praticoni sta parlando? Fatto sta che dopo la scomparsa di Mirella Gregori, il biondino dell'aperitivi non comparirà mai più al bar. Quando Tommaso Nelli andrà a suonare al sacerdote di allora della chiesa di San Giuseppe, alla Nomentana, il sacerdote gli dirà che non si ricorda di Mirella Gregori, è una ragazza come tante altre, insomma cerca di liquidare il prima possibile. E non è mai stato e mai, dico, intervistato neppure una volta. Da parte della giudice Adele Rando, lei dirà assolutamente che, tanto poi andremo a vedere con il prossimo video, collegamenti col Vaticano Emanuele Orlandi, per ora vi narro le vicende che sono abbastanza. Inizialmente gli inquirenti perseguono la pista che Tommaso Nelli, che per me è un giornalista eccezionale, leggete il suo libro su Mirella Gregori, dirà la pista vigliacca, vile, perché questi ragazzi non c'entravano niente. Ora mettete dei ragazzini in un pomeriggio normale. Questo ragazzo parte da casa sua, fa un pezzo a piedi, prende il bus numero 58 all'epoca e scende in via Libia. E qui vive un amichetto, un amico, chiamatelo come volete, ok? La Raffaele Longo. E insieme vanno a casa di un altro ragazzino, che era Elio Mazzacane, e chiamano altri due ragazzini. E l'alibi è di ferro, non suonava poi la chitarra, non aveva un motorino, qualcuno aveva un motorino. Vengono sentiti, vengono risentiti ad agosto, addirittura vengano fatti tornare dalle ferie, uno era a Santa Marinella, uno in Sardegna, mi sembra. Questi ragazzini erano intimoriti, ma lo capite? Cioè, questi ragazzini, ma dicevano una volta c'erano tre motorini, poi ce n'erano due, erano intimoriti. Ma chi non lo sarebbe di fronte a un interrogatorio a 15 anni? Ma veramente, Alessandro De Luca non c'entra niente, quando dico niente, niente, con la sparizione di Mirella Gregori. Ma veramente, questa pista non ha avuto nessun senso di essere perseguita, ovviamente. E c'è stato un giudice, che è Otello Lupacchini, e c'è stato anche un giornalista, che è Max Parisi, che hanno pensato che queste ragazze siano state vittime di un serial killer, perché ci sono state 6 morti in poco tempo. Ma anche qui è finita la pista. C'è stato poi Marco Accetti, che si è autodefinito quello che ha fatto sparire Emanuele Orlandi, ma Pietro Orlandi non ci crede, abbiamo già visto che comunque aveva arrosato un bambino che era José, d'ora in poi dirò bene questo nome, Garramon, dice non l'aveva visto di notte, ma il bimbo non poteva essere lì in quella finita a quell'ora. Quindi, insomma, accusato di pedofilia, Accetti andrebbe indagato molto, molto meglio, secondo me. E lui dice di essere stato in mezzo a questa vicenda. Insomma, è tutto molto, cioè non ci sono prove che veramente portano da nessuna parte.
A un certo punto facciamo un passo indietro. Siamo nel 27 di ottobre e dovete sapere che i servizi segreti avevano consigliato un avvocato a Emanuele Orlandi, forse l'ho già detto, è l'avvocato Egidi, Gennaro Egidi, che ora non c'è più perché hanno, avete visto, l'avvocatessa Sgro, eccetera, Laura Sgro, che ha scritto anche dei bellissimi libri. Lui a un certo punto riceve una telefonata dall'americano e gli dirà che Mirella Gregori non c'è più niente da fare, è morta ed il corpo verrà restituito entro Natale, cosa che non succederà mai, cioè non avremo mai nessuna prova. C'è anche una pista che dice che in quel bar, il bar dell'amica di Sonia, siccome era un bar molto frequentato, perché c'era anche una tavola calda da baffo, c'era anche un po' di persone dubbie. C'è un ragazzo che dice di aver frequentato la compagnia di Sonia De Vito, ma poi di essersene allontanato perché non gli piaceva l'ambiente. E anche il cameriere, in qualche modo, dice la stessa cosa, no? Anche il cameriere di lì, a un certo punto, dirà, Giuseppe Calì, dirà che insomma c'erano un po' giri particolari e testimonierà, lui è l'ultima persona che vede Mirella Gregori, perché quando esce dal bar per andare al fantomatico appuntamento, gli batte sulla spalla perché lui ha il telefono con la fidanzatina dell'epoca, quindi lo saluta in qualche modo e se ne va, ed è l'unica persona, l'ultima persona che lo vedrà in qualche modo. I familiari della ragazza sono sempre stati convinti in qualche modo che l'amica sapesse molto di più di quanto ha detto, che Sonia De Vito sapesse chi era la persona che ha incontrato quel giorno Mirella. L'avvocato Egidi dice una cosa che per esempio Tommaso Nelli non crede assolutamente. Un giorno Mirella Gregori aveva detto alla mamma: guarda, stai tranquilla, ti compro io una bellissima casa, perché avevano avuto un periodo di ristrettezza economica, un periodo in cui, come si dice, avevano dovuto un po' tirare la cinghia, e gli avevano detto appunto alla ragazza, anche a Maria Antonietta, che era grande 2 anni in più, di fare meno spese, di stare più attente. E lei gli aveva detto: guarda, vedrai che io ti sistemo tutto. È chiaro, poteva essere una cosa da adolescente. L'avvocato Egidi, che insomma, non ho ben capito, abbiamo comunque già trattato col Vaticano, anche a me questo personaggio non mi è sembrato così alla luce del sole trasparente, comunque mi potrei sbagliare perché non c'è niente, io ho letto qualcosa così, ma è molto strano come personaggio. Lui dice che forse poteva essere entrata in giri strani, no? In giri di baby squillo, ma io, cioè, non c'è nessuna conferma a tutto questo, veramente nel modo più assoluto, ok? Diciamo che poi sono andate di pari passo, anche se però purtroppo, se per Emanuele Orlandi è stato fatto tentativi al 95%, per Mirella Gregori erano il 5%. A un certo punto Tommaso Nelli trova una cosa incredibile nei fascicoli. Il SISDE, che poi quando ha trasmesso era l'AISDE, il SISDE non c'era più, i servizi segreti con questo nome, manda appunto questa intercettazione di cui vi ho parlato, no? L'intercettazione fra Sonia De Vito all'interno del bar con questa commessa. Anche qui lui la pubblica alla luce del sole. A quel punto dice: oh, ma c'è questa intercettazione, forse c'è anche altro. Il SISDE ha anche altro. Non viene fatta nessuna ulteriore indagine. La prima archiviazione è del 19 dicembre 97, la seconda archiviazione è dell'ottobre del 2015, e veramente nelle seconde indagini sono esigue, cioè non c'è niente di nuovo, non ci sono nuovi interrogatori. Come sono state condotte le indagini su Mirella Gregori è veramente deludente, deludente al massimo. Oggi, sapete bene, è stato riaperto le indagini a Roma, in procura, in Vaticano, dopo la morte di Benedetto XVI, a fine anno, quindi da gennaio, Giovanni, chiaramente Papa Francesco, permette la riapertura delle indagini, anche qui però con un giudice che aveva archiviato in Italia, vabbè. C'è poi la commissione parlamentare. È chiaro che la commissione parlamentare non potrà mai fare quello che ha fatto la procura, quindi mi chiedo, e lo vedremo nel prossimo video,
ci sono davvero dei collegamenti che poi si sono unite molto anche le famiglie. Mentre non c'è stato più rapporti fra la famiglia Gregori e la famiglia De Viso, i genitori e parenti di Sonia, c'è stato un grande, grande avvicinamento nel dolore fra la famiglia Gregori e la famiglia Orlandi. Ci sono davvero dei punti di contatto fra la sparizione di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, o ha ragione il giudice e non c'è niente, cioè Adele Rando, e non c'è niente in comune, anzi può aver portato in direzioni sbagliate le indagini? C'è qualcosa che porta in Vaticano anche Mirella Gregori? Cioè tutto il riconoscimento di Raul Bonarelli da parte della madre. Ricordatevi che Raul Bonarelli lo troviamo a capo della sicurezza nel rinvenimento dei corpi nel delitto a Esterman delle guardie vaticane. E c'era stata anche un'accusa, se non vado errato, nel caso di Emanuela Orlandi, di depistaggio delle indagini, da cui poi è stato assolto. Un personaggio molto particolare, che risuona veramente, che si ritrova in tanti, tanti accadimenti interni al Vaticano. Era davvero lui quello che faceva l'aperitivo al bar, o non era lui? Questa madre lo riconosce subito e poi non lo riconosce più. Aveva subito delle minacce, qualche giornalista se l'è chiesto, aveva ancora un'altra figlia, forse aveva paura, ed era così in stato confusionale, così ammalata. Perché viene chiamata dopo tantissimi anni a fare questo riconoscimento? Lo vede a dicembre 83, perché viene chiamata nel 93 a fare questo riconoscimento? Comunque, fogli di scomparsa, esistono doppi, Emanuela Orlandi, Mirella Gregori, sono ragazzine a cui non è stato permesso di vivere e sono ragazzine che tu le vedi e sono le figlie di ognuno di noi, e tutto questo fa venire dei brividi, e fa ancora più venire dei brividi il fatto che non si sia scoperto chi le ha rapite o chi le ha probabilmente uccise. Ci sono un assassino, se è lo stesso, più assassini probabilmente, che girano impuniti per l'Italia o per il mondo. Cosa altro sapete sulla vicenda di Mirella Gregori? E nel prossimo video, tra una settimana, vedremo se ci sono dei collegamenti con il rapimento, la scomparsa più che il rapimento, di Emanuela Orlandi, e se ci sono qualcosa che lega Mirella Gregori al Vaticano. Io vi saluto e aspetto tanti tanti commenti qui sotto. Vi abbraccio forte forte.